Sviluppare la resilienza. Superare e crescere dalle battute d'arresto. Secondo la leggenda, Thomas Edison realizzò migliaia di prototipi della lampadina a incandescenza prima di riuscire finalmente a metterla a punto. Poiché il prolifico inventore ha ottenuto più di 1000 brevetti, è facile immaginare che fallisse quotidianamente nel suo laboratorio di Menlo Park. Nonostante abbia lottato con il fallimento per tutta la sua vita lavorativa, Edison non si è mai lasciato sopraffare. Tutti questi fallimenti, che si parla di decine di migliaia, gli hanno semplicemente mostrato come non inventare qualcosa. La sua resilienza ha regalato al mondo alcune delle invenzioni più sorprendenti dell'inizio del XX secolo, come il fonografo, il telegrafo e il cinema. È difficile immaginare come sarebbe il nostro mondo se Edison si fosse arreso dopo i primi fallimenti. La sua storia ispiratrice ci costringe a guardare alle nostre vite. Abbiamo la capacità di recupero di cui abbiamo bisogno per superare le nostre sfide? O lasciamo che i nostri fallimenti facciano deragliare i nostri sogni? E cosa potremmo realizzare se avessimo la forza di non arrenderci? In questo articolo esamineremo la resilienza, cos'è, perché ne abbiamo bisogno e come svilupparla, in modo da avere la forza e la determinazione per superare le avversità e continuare ad andare avanti verso i nostri sogni e i nostri obiettivi. L'importanza della resilienza. La resilienza, o capacità di recupero, è la nostra capacità di adattarci e di riprenderci quando le cose non vanno come previsto. Le persone resilienti non si crogiolano e non si soffermano sui fallimenti, ma riconoscono la situazione, imparano dai propri errori e vanno avanti. Secondo le ricerche della psicologa Susan Cobasa, sono tre gli elementi essenziali per la resilienza. Sfida. Le persone resilienti vedono le difficoltà come una sfida, non come un evento paralizzante. Considerano i fallimenti e gli errori come lezioni da cui imparare e come opportunità di crescita. Non li vedono come un riflesso negativo sulle loro capacità o sulla loro autostima. Impegno. Le persone resilienti sono impegnate nella loro vita e nei loro obiettivi e hanno un motivo valido per alzarsi dal letto la mattina. L'impegno non si limita solo al lavoro, ma anche alle relazioni, alle amicizie, alle cause a cui tengono e alle loro convinzioni religiose o spirituali. Controllo personale. Le persone resilienti dedicano il loro tempo e le loro energie a situazioni ed eventi su cui hanno il controllo. Dato che mettono i loro sforzi dove possono avere il massimo impatto, si sentono responsabili e sicuri di sé. Chi passa il tempo a preoccuparsi di eventi incontrollabili può spesso sentirsi perso, impotente e incapace di agire. Un altro importante psicologo, Martin Seligman, sostiene che anche il modo in cui spieghiamo a noi stessi le battute d'arresto è importante. Parla in termini di ottimismo e pessimismo piuttosto che di resilienza, ma l'effetto è essenzialmente lo stesso. Questo stile esplicativo è composto da tre elementi principali. Permanenza. Le persone ottimiste, e quindi più resilienti, vedono gli effetti degli eventi negativi come temporanei piuttosto che permanenti. Ad esempio, potrebbero dire, al mio capo non è piaciuto il lavoro che ho fatto su quel progetto piuttosto che al mio capo non piace mai il mio lavoro. Pervasività. Le persone resilienti non lasciano che le battute d'arresto o gli eventi negativi si ripercuotano su altre aree non correlate della loro vita. Per esempio, direbbero non sono molto bravo in questo piuttosto che non sono bravo in niente. Personalizzazione. Le persone dotate di resilienza non si colpevolizzano quando si verificano eventi negativi. Al contrario, vedono come causa altre persone o le circostanze. Per esempio, potrebbero dire, non ho ricevuto il sostegno necessario per portare a termine con successo quel progetto, piuttosto che ho rovinato quel progetto perché non so fare il mio lavoro. Nella nostra intervista con l'esperto Cal Crow, cofondatore e direttore del programma del Center for Learning Connections, il dottor Crow ha identificato altri attributi comuni alle persone resilienti. Le persone resilienti hanno un'immagine positiva del futuro. Cioè, mantengono una visione positiva e immaginano giorni più luminosi. Le persone resilienti hanno obiettivi solidi e il desiderio di raggiungerli.
Le persone resilienti sono empatiche e compassionevoli, ma non perdono tempo a preoccuparsi di ciò che gli altri pensano di loro. Mantengono relazioni sane, ma non si piegano alla pressione dei coetanei. Le persone resilienti non si considerano mai delle vittime, ma concentrano il loro tempo e la loro energia nel cambiare le cose su cui hanno il controllo. Il modo in cui consideriamo le avversità e lo stress influenza fortemente il nostro successo, e questo è uno dei motivi più significativi per cui è così importante avere una mentalità resiliente. Il fatto è che di tanto in tanto ci capiterà di fallire, è una parte inevitabile della vita, in cui commettiamo errori e a volte cadiamo a terra. L'unico modo per evitarlo è quello di vivere un'esistenza chiusa e misera, senza mai provare nulla di nuovo o correre un rischio. Pochi di noi vogliono una vita così. Dobbiamo invece avere il coraggio di inseguire i nostri sogni, nonostante il rischio molto concreto di fallire in un modo o nell'altro. Essere resilienti significa che quando falliamo, ci riprendiamo, abbiamo la forza di imparare le lezioni necessarie e possiamo passare a cose più grandi e migliori. In generale, la resilienza ci dà il potere di superare le battute d'arresto, in modo da poter vivere la vita che abbiamo sempre immaginato. 10 modi per costruire la vostra resilienza. La buona notizia è che anche se non siete persone naturalmente resilienti, potete imparare a sviluppare una mentalità e un atteggiamento resilienti. A tal fine, è bene incorporare nella vostra vita quotidiana i seguenti accorgimenti. Imparate a rilassarvi. Quando vi prendete cura della vostra mente e del vostro corpo, siete in grado di affrontare meglio le sfide della vostra vita. Sviluppate una buona routine del sonno, provate un nuovo esercizio fisico o utilizzate tecniche di rilassamento fisico, come la respirazione profonda o la meditazione. Praticate la consapevolezza dei pensieri. Le persone resilienti non lasciano che i pensieri negativi facciano deragliare i loro sforzi. Al contrario, praticano costantemente il pensiero positivo. Questo significa ascoltare il modo in cui si parla a se stessi quando qualcosa va storto, se ci si trova a fare affermazioni permanenti, pervasive o personalizzate, correggere questi pensieri nella propria mente. Modificate le vostre prospettive. Praticate la ristrutturazione cognitiva per cambiare il modo in cui pensate alle situazioni negative e agli eventi negativi. Imparate dagli errori e dai fallimenti. Ogni errore ha il potere di insegnarvi qualcosa di importante, quindi cercate una lezione in ogni situazione. Assicuratevi inoltre di comprendere il concetto di crescita post-traumatica. Spesso le persone scoprono che le situazioni di crisi, come la perdita del lavoro o la rottura di una relazione, permettono loro di rivalutare la propria vita e di apportare cambiamenti positivi. Scegliete la vostra risposta. Ricordate che tutti noi viviamo giorni difficili e attraversiamo la nostra parte di crisi. Ma possiamo scegliere come reagire, possiamo scegliere di reagire con panico e negatività, oppure possiamo scegliere di rimanere calmi e logici per prendere il controllo e trovare una soluzione. La reazione dipende sempre da voi. Mantenere la prospettiva. Le persone resilienti capiscono che, sebbene una situazione o una crisi possa sembrare travolgente sul momento, a lungo termine potrebbe non avere un grande impatto. Cercate di evitare di gonfiare gli eventi a dismisura. Ponetevi degli obiettivi. Se non lo fate già, imparate a fissare obiettivi personali smart ed efficaci che corrispondano ai vostri valori e che vi aiutino a imparare dalle vostre esperienze. Costruite la vostra fiducia in voi stessi. Ricordate che le persone resilienti sono fiduciose di riuscire alla fine, nonostante le battute d'arresto o lo stress che possono trovarsi ad affrontare. Questa fiducia in se stessi permette loro di correre dei rischi. Quando si sviluppano fiducia e un forte senso di sé, si ha la forza di continuare ad andare avanti e di correre i rischi necessari per andare avanti. Sviluppare relazioni forti. Le persone che hanno legami forti sul lavoro sono più resistenti allo stress e sono più felici nel loro ruolo. Questo vale anche per la vostra vita privata. Più amicizie vere sviluppate, più sarete resistenti, perché avrete una forte rete di supporto su cui contare. Quindi chiedete aiuto quando ne avete bisogno. Ricordate che anche in questo caso è molto importante trattare le persone con compassione ed empatia.
Siate flessibili. Le persone resilienti sanno che le cose cambiano e che i piani fatti con cura possono, a volte, dover essere modificati o abbandonati. Punti chiave. La resilienza è la capacità di riprendersi quando le cose non vanno come previsto. Secondo la psicologa Susan Cobasa, le persone resilienti possiedono tre elementi principali. Si tratta di sfida, impegno e controllo. Ci sono 10 cose fondamentali che potete fare per sviluppare la vostra resilienza. Imparare a rilassarsi. Praticare la consapevolezza dei pensieri. Modificare le proprie prospettive. Imparare dagli errori e dai fallimenti. Scegliere la propria risposta. Mantenere la prospettiva. Ponetevi degli obiettivi. Costruire la fiducia in se stessi. Sviluppare relazioni forti. Siate flessibili.